Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Oggi parleremo di come si possa recuperare il saldo presente nell'account Amazon Seller Center bloccato. Ecco, sì, in particolare sono due procedure diverse rispetto alla riattivazione dell'account e appunto il recupero del saldo. Anzi, il recupero del saldo è possibile indipendentemente dalla riattivazione dell'account Seller Center. Per far questo bisognerà inviare una mail al reparto competente che appunto ci potrà rispondere fornendoci appunto la disponibilità a versare quello che è il saldo oppure richiedendoci ulteriori informazioni. Solitamente la richiesta di ulteriori informazioni avviene quando Amazon vuole osservare se sono stati commessi illeciti con l'account Seller Center. Nel caso in cui dovesse riscontrare l'assenza di illeciti, non avrà difficoltà a versarti quello che è il tuo saldo. È importante rispondere con un ricorso completo a tutte le informazioni richieste da Amazon. Questo perché la decisione sul recupero dei crediti è differente rispetto a quello che avviene con i piani d'azione. In particolare Amazon con i piani d'azione dà più possibilità di revisione degli stessi, mentre col recupero dei crediti solitamente la decisione avviene subito dopo il primo ricorso. Quindi è importante essere precisi, concisi e dare tutte le informazioni necessarie. Ciao, alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!